Ciao fragoline, allora, questo è un nuovo video, un po' diverso dal solito. Ovviamente nel video di Halloween che metterò sabato vedete praticamente gli outfit che ho voluto farvi vedere. E è qualcosa un po' diverso dal solito, speciale, un video speciale perché dato che per gli impegni di lavoro per me è difficile fare un video come si deve e giustamente avere il tempo, allora ho deciso di farvi vedere questo genere di video diverso. Credo che non l'ha mai fatto nessuno. Spero che il video vi piace. E vi dico solo che non mi sono truccata così tanto a confronto di Halloween per il semplice fatto che poi mi devo ristruccare veloce e andare a lavorare. Per cui, dato che ho pochissimo tempo, non sono riuscita a fare un trucco come vedete, è un trucco normale. Vi lascio qua la foto dove praticamente volevo truccarmi. Io volevo truccarmi così, come questa ragazza qua. Ho fatto un semplice trucco quasi uguale a lei, l'unica cosa è che non ho fatto i cuori, eccetera, perché non avevo il prodotto giusto, il colore anche bianco. Per cui diciamo che, come vedete, non mi sono tanto truccata. Spero che almeno gli outfit vi piacciono, l'ho scelti io. E li ho abbinati io. Detto questo, vi lascio il continuo del video perché lo dividerò in due parti e saranno due parti diversi. Per cui, quando vedete alla fine il continuo, è perché sono due parti: una parte che andrà giovedì, che vedete, e l'altra parte che andrà sabato. Ci vediamo al prossimo video. E dato che ho spoilerato il primo abito, anche se l'avete già visto. Detto questo, vi lascio al video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao e buon Halloween! Allora, siamo andati al Lidl e abbiamo preso tre cose: le croccette alla zucca, i popcorn al caramello e la pasta, questa qua di Halloween, 5,47 euro. Alla fine mi ispiravano di più questi qua, che diciamo che altre, però non è male. Proviamo a assaggiare le crocchette alla zucca e vi dico come sono. Si scotta. Dentro freddo. È formaggio. Formaggio e zucca. Dentro è freddo. Non lasciare di più però. Non sono male perché si sente la zucca. Sono piccanti. Come sono piccanti. Però sono freddi. Dentro. Non lasciano di più. Ma non sono male. Sono buone. Sanno di zucca, di crema di zucca e sono piccanti. Sono piccanti, ma lui se mangia 10.000. Non so. Però non sono male. Ok, allora questo è un vlog un po' diverso perché in teoria volevo, la mia idea era dividere due vlog di 10 minuti giovedì e sabato per Halloween, per cui in teoria il vlog doveva, cioè questo vlog doveva essere anche un vlog di Halloween, che poi sarà, ci sarà il continuo domani. Allora, quello di domani, cioè di domani in senso di sabato che lo vedete, sono riuscita tardi
tra virgolette, a farlo, che è in tema Halloween. Questo vlog, che in teoria era in tema Halloween, è un complicato a farlo perché, dato che ho troppi impegni di lavoro, diciamo che sto facendo tante clip in tanti giorni diversi per praticamente fare il vlog, anche se non è, diciamo, di Halloween. Ci sono pochissime cose di Halloween, come avete visto prima, della spesa che vi ho fatto vedere, che sono andata a Lidl e ho comprato qualcosa di Halloween. Poi adesso vi faccio vedere un'altra cosa e vi faccio vedere, come avete visto nell'anteprima, che mi è arrivato oggi un pacco, perché adesso è martedì, e volevo farvi vedere quello che ho comprato su Amazon. Per cui questo vlog è un vlog un po' così, un po' diverso. Però spero che vi piaccia lo stesso, anche se non è proprio un vlog come volevo io di Halloween. Perché è così. Quando hai un po' di impegni è difficile fare questi video e ovviamente ci vuole tanto tempo. Comunque, detto questo, allora vi faccio vedere. Ho i tatuaggi di Halloween, però dato che io questi li volevo mettere, questi qua non mi ricordo dove li ho presi, forse su AliExpress, questi tatuaggi che sembrano veri, volevo metterli in faccia per il trucco di Halloween, eccetera. Ma dato che lavoro e non sarebbe tanto bello andare in giro con questi tatuaggi in faccia, perché sennò le persone mi guardano male, allora giustamente non posso farlo. Posso farlo nelle braccia o nel corpo. Il problema è che se le faccio nel corpo, o specialmente nelle braccia, io uso la maglietta maniche corte per lavorare. Per cui, se poi le persone mi vedono con questi tatuaggi che sembrano veri, perché se li metti su sembrano veri, che sanno praticamente sangue, eccetera, ho paura che poi dicono qualcosa. Allora, per non far figura di merda, in poche parole, l'unico modo è metterli venerdì sera e vi metterò la clip, se riesco, sabato. Aggiungerò la clip dove vi faccio vedere i tatuaggi indossati, cioè come stanno su e se sono veri, perché nelle foto sembravano veri, che erano proprio sangue, come vedete. Non so se farli tutti perché secondo me sono troppi, per cui vediamo se riesco. Farò la clip venerdì sera, che dopo finito di lavorare, così li metto su e poi il vlog che vedete sabato lo metterò insieme a questo. Non lo so, adesso vedo, perché sto facendo troppe cose. È un impegno, diciamo, fare video, per cui per me è molto difficile lavorando e fare i video che devono andare in quel giorno. Per cui scusate se questo vlog sia un po' così, ma spero che vi piaccia lo stesso. Allora, dato che mi è arrivato il pacco di Amazon, che è questo qua, gigantesco, enorme, io vi faccio vedere cosa ho comprato, perché sono delle cose che io voglio fare insieme a voi in un, diciamo, dei video diversi mai fatti. Allora, vi faccio vedere. La prima cosa che ho comprato è questa. Questa è una maschera per piedi, peel off. Praticamente vi screpola la pelle quando mettete questa maschera qua, che deve durare 10-20 minuti. La mettete nei piedi, aspettate 10-20 minuti e poi screpola la pelle. Io adesso non so se questa qua ha... Allora, c'è scritto 2... Quasi quasi, la apriamo insieme così almeno vediamo. Allora, i prezzi ve li metto di fianco perché non me li ricordo adesso. Li metto di fianco. Sto facendo un casino. E così almeno, allora, dato che l'ho presi tutti su Amazon e c'erano 11.000 recensioni, tutti positivi, allora ho voluto prendere questa, diciamo, che non riesco più a aprirla.
ok, per provare i piedi, dato che ce li ho secchi. E la miseria, che cavolo è? Si chiama Foot Peel Mask, che è questa, ed è alla pesca. Io, sono due, per cui posso farle insieme a voi. Un giorno la proviamo insieme in un video come recensione. Questa dovrei averla pagata 12 euro in promozione, perché questa in teoria costa sui 18 euro. Dato che sono due pacchetti, prima leggo e vedo come funziona. Poi in un video a parte vorrei fare questa recensione di questa maschera per piedi, che credo che nessuno l'ha mai fatto. E la proviamo insieme in un video, per cui secondo me è una cosa utile, specialmente per chi ha i piedi tutti rovinati, così, allora non è male. Poi ho preso questo in promozione, pagato 25 euro invece di 35. È praticamente un orologio che si chiama Smart Watch, che adesso lo apriamo insieme. Questo vorrei fare la recensione. Ok, qua abbiamo le istruzioni, per cui credo che, dato che era in promozione, l'ho voluto prendere per il lavoro che a me mi serve. Questo orologio touch che sembra quello dell'Apple. L'ho preso rosa perché mi piaceva. E questo è l'orologio che ho preso per il lavoro. È touch, fa le foto, fa tutto. È praticamente quasi uguale all'Apple. Però questo l'ho pagato 25 euro. Per cui poi farò anche questa la recensione per chi, non so, vuole spendere di meno, vuole comprare un orologio così. Comunque è troppo bello perché è argento, col bordo argentato, touch e il cinturino rosa. Per cui se siete interessati fatemi sapere. Io adesso cercherò di... Adesso nel video non posso farvelo vedere, sennò sto video dura troppo, per cui non ve lo posso far vedere in questo vlog, però ve lo farò vedere in un video a parte, che secondo me è utile per chi vuole un orologio. E per finire, la cosa super che vedete poi in un video è questa. Adesso, allora, dopo che nella scatola, ok, è grande perché è dentro in una scatola, pensavo che era piccola, invece è grande. E tada! Sì, ho preso una lavatrice per bambini, funziona con le pile, e dato che l'hanno fatta vedere su TikTok, una ragazza ha fatto vedere questa lavatrice per bambini su TikTok, dove praticamente lavava le blender, le spugne del trucco. E allora ho detto, perché non prenderla? Questa costa 55 euro, costa tanto. Ce n'è un'altra, però l'altra non mi ispirava. Preferivo, diciamo, prendere questa. E voglio... vediamo se riesco a tirarla fuori. Ok, è grandissima, la faccia che non è grande, cioè guardate, no vabbè, è troppo figa, no, adesso devo vedere se funziona. E voi ci mettete l'acqua, in poche parole, e mettete dentro le vostre blender, io vabbè faccio le blender, poi quando avrò dei figli la tengo per i figli, però per il momento la voglio usare per il blender, che lo metti dentro l'acqua e praticamente si lavano grazie a questa lavatrice piccolina. E dato che la voglio provare insieme a voi come recensione, in un prossimo video vedete questa. Cioè, io quando l'ho vista su TikTok ho detto no, deve essere mia, la voglio. E allora alla fine, allora, diciamo che non so se è una cosa utile, però vabbè, poi, ripeto, quando non mi servirà la userò poi per mia figlia, tanto c'è scritto dai 3 anni in su, per cui.
E niente, queste sono le cose che farò nei video a parte, e dato che li volevo far vedere in questo vlog, almeno ve l'ho fatte vedere e vi ho già spoilerato un po' di video di quello che farò più avanti. Ok, allora questo vlog, ripeto, è un vlog così così, anche un po' chiacchierino. Dato che voglio provare la pasta di Halloween che ho preso, non so come farla, se farla su, eccetera, la mangiamo insieme, per cui ci sarà un'altra clip diversa, vestita diversa, eccetera, perché giustamente adesso io devo fare altre cose e non posso registrare la clip dove mangio la pasta. Per cui si parlerà in un'altra prossima clip, in un altro giorno, sperando che questo video riesco a montarlo e a pubblicarlo giovedì. Comunque, voglio avvisarvi che se per caso non vedete i video che pubblico alle 2 del pomeriggio, li vedete alla sera alle 8. Per il momento, poi dalla prossima settimana vi avviserò di una cosa, perché è difficile, ma vi spiegherò poi più avanti. Detto questo, ci vediamo dopo, vediamo cosa faccio, perché non lo so, ripeto, un vlog un po' diverso, un po' così, tagliato a pezzettini, perché appunto non avendo tanto un giorno libero non riesco, diciamo, a registrare come si deve questo vlog, per cui scusate, ma è così. Comunque, niente, ci vediamo dopo, massimo mangiamo, non so, se riesco vi faccio vedere la pasta, eccetera, vi dico anche se è buona. Per cui ci vediamo alla prossima clip o il giorno dopo. Vediamo, non lo so, non so neanche io quando riesco a finire questo vlog. Spero prima di giovedì sera, ovviamente. Va bene, ci vediamo dopo. Allora, vi faccio vedere che il mio ragazzo neanche 3 giorni si è mangiato tutti i popcorn al caramello, che poi sa poco di caramello, non è che sa tanto di caramello. E questi in teoria dovrebbero essere i miei. Ma direi che adesso li nascondo, perché cioè, se la mangiate tutti, una confezione intera, questi qua che vi ho fatto vedere, ho preso la Lidl 250, se la mangiate tutti. Adesso io ho preso anche questi, gusto lime cocco, il Fonsis Loco Edition. Allora, vi faccio vedere, sono verdi, infatti al mio ragazzo non gli piacciono, invece a me piacciono, non sono male, sono buoni, l'unica cosa che sanno di più di limone che il cocco, e, cioè io non vado matta per il limone, però cioè, sono buoni, infatti me ne sono mangiata un bel po', e sono verdi. E sanno più limone, il cocco proprio non lo sento neanche. E questo è quello che ho mangiato. Che la pasta la mangio un altro giorno, perché questo video secondo me è durato fin troppo, e dato che farò la seconda parte e dividerò il video, il secondo vlog lo vedete sabato, per cui continua il vlog, e non sono riuscita a fare altre clip, scusate, ma con gli impegni di lavoro è veramente veramente difficile. Comunque niente, ve li consiglio, non sono male. Ci vediamo al prossimo vlog di sabato. Ciao.